Giovanna Agrigento, ancora un sit-in dei Neturbini a rischio licenziamento. Confronto tra sindacati e amministrazione comunale. Le interviste al videogiornale Irene Milisenda. Ancora incerto il futuro occupazionale di almeno 50 operatori ecologici agrigentini che potrebbero essere licenziati a causa dell'intenzione del comune di Agrigento di effettuare la cosiddetta demolizione del quinto d'obbligo dell'appalto del servizio di igiene ambientale. L'assessore Mimmo Fontana, intervenendo a tal proposito, ha prospettato una ridistribuzione dello stesso personale in eccesso negli altri comuni consorziati con Agrigento, in relazione alle necessità di impiego e alle carenze negli organici. Per tenere alta l'attenzione sulla vertenza, le segreterie provinciali di CGL, CISL e UIL della Funzione Pubblica hanno organizzato un sit-in al municipio a margine di un confronto tra sindacati e amministrazione comunale. Un primo incontro senza nulla di fatto, oggi l'altro incontro con l'assessore Fontana. Sì, speriamo che oggi ci comunichino di aver valutato positivamente le proposte che le organizzazioni sindacali nel tempo abbiamo fatto e che si prenda atto che questo personale non è nelle condizioni di garantire una sufficiente pulizia della città, si utilizzi al meglio, si vada a capire come, e le proposte le abbiamo fatte, non le ripetiamo, si può risparmiare per consentire ai cittadini di pagare una bolletta meno cara e dare serenità a questi lavoratori perché se la meritano. Quali sono le proposte e cosa vi aspettate oggi da questa riunione? Noi ci aspettiamo che usciamo da qui avendo organizzazione sindacale e amministrazione comunale una stessa visione della questione. Per noi la visione è: occorre fare entrambe le cose, salvaguardare il posto di lavoro a quelli che già ce l'hanno e da un lato avere un servizio più efficiente e meno costoso. Questi due obiettivi che sembrano inconciliabili, noi dobbiamo riuscire a conciliarli, perché ripeto, l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali non può essere solo del sindacato, deve essere caricata anche all'amministrazione della città, ai suoi consigli comunali, alle sue forze politiche, non può essere solo un nostro problema. Quindi noi ci auguriamo di guardare il cerchio, di riuscire in questo tentativo di appunto salvare tutte e due le cose, e riteniamo che ci siano i presupposti. Noi ci aspettiamo da questo incontro la soluzione al problema. Noi siamo stati chiari, abbiamo detto all'amministrazione che i lavoratori non vanno licenziati. Se c'è un problema, oggi è giusto che venga fuori, perché ancora non l'abbiamo capito realmente di cosa stiamo parlando. Comunque i lavoratori vanno tutelati, noi siamo disponibili a trovare tutte le soluzioni affinché i lavoratori possano andare a lavorare senza problemi. Non si può ripetere quello che si è ripetuto un anno fa con 13 licenziamenti. Non è ammissibile ripetere quello che si è ripetuto un anno fa. Un'altra cosa, dopo tanti giorni di attesa per avere questa riunione, speriamo che oggi sia la riunione conclusiva e decisiva per dire che non succederà mai quello che hanno fatto lo scorso anno con noi licenziati. Io sono stato uno di quelli licenziati assieme ad altri 13 miei colleghi. In questi giorni noi abbiamo continuato a fare il nostro servizio come sempre, anche se il comune di Agrigento si metterebbe uno sciopero abusivo e la spazzatura farla arrivare al terzo piano per quello che stanno facendo. Siccome siamo delle persone dignitose, per fargli capire che noi al posto di lavoro ci teniamo e non, come ha detto l'assessore Fontana, che con noi ha fatto assistenza sociale. Con noi non ha fatto assistenza sociale, perché noi il pane ce lo guadagniamo.